Questa mattina alle 7.30 all'interno della manifestazione L'Olio della Serenissima abbiamo il concerto all'alba con un quartetto d'archi e un basso continuo. Vorrei fare un ringraziamento particolare ai nostri artisti e ai nostri musicisti, in particolare a Samuel Varnier che mi ha aiutata nell'organizzazione di questo concerto. Gli altri ragazzi sono Giovanni Tonon, Francesco Marcuzzo, Marco Donat e Riccardo Forcolin. Voglio fare un ringraziamento a loro perché questa mattina ci sono davvero tante persone ad ascoltarli. Abbiamo voluto questo concerto di musiche del Settecento riguardanti la Repubblica Veneta, quindi sempre nel tema della Repubblica di Venezia e della Repubblica Serenissima. E quindi grazie per la partecipazione perché è davvero sentita. Oggi, domenica 2 aprile, continuano gli eventi nel Parco dell'Olivo e al Castelletto Eventi. Abbiamo una mostra di Enzo Valentinuz alla Sala Gacma, due mostre qui al Castelletto di Sante Pizzol e di Matteo Cocomazzi. Oggi ci sarà la visita guidata al Frantoio, tre degustazioni guidate e dalle 10 alle 17 la Fondazione Sommelier Italiana continuerà il Banco degli Assaggi e dei paesi degli oli provenienti dai paesi della Repubblica Veneta. Fino al lunedì di Pasquetta alla Sala Gacma, la Galleria d'Arte di Cappella Maggiore, abbiamo la mostra di Enzo Valentinuz legata al territorio del Carso e lui compone delle opere con i sassi del Carso. Vi invito ad andare a vederla perché è veramente meravigliosa e qualcosa di unico.